Salve a tutti ragazzi, sono sempre Omenz, benvenuti in questo nuovo video sul mio canale. Siamo ritornati con la carriera allenatore con l'Inter. Come al solito ragazzi, vi ringrazio per il supporto negli scorsi episodi, perché settimana scorsa sono usciti due episodi, il giovedì e la domenica. Vi farò trovare l'ultimo episodio qui a schermo, come sempre. Se ve lo siete persi, andate a recuperarlo. Oggi ragazzi non perderò tanto tempo in chiacchiere, perché Fiorentina, calciomercato, Frosinone, calciomercato, Empoli, calciomercato e La Spezia, calciomercato. Vi abbandono poi con la Juventus e andremo avanti. Comunque oggi episodio importante sia per il campionato che per appunto il calciomercato. A proposito del calciomercato ragazzi, vi invito a seguire su Instagram una pagina che si chiama calciomercato official trattino basso. Lascerò in descrizione il link. Mi raccomando ragazzi, andate lì a seguire, perché fanno post davvero molto divertenti su tutto quello che succede nella Serie A, sul calciomercato, su situazioni divertenti. Purtroppo a volte lo fanno anche sull'Inter e vabbè, ma comunque ovviamente si scherza ragazzi. È una pagina davvero molto simpatica, davvero molto bella, e vi invito tutti quanti ad andarla a seguire, perché ne vale la pena e troverete sicuramente qualcosa di divertente. Oltre a seguire loro, intanto che ci siete, seguite anche me ragazzi, link in descrizione sia di Calciomercato Official sia del mio profilo Instagram in descrizione, e anche della mia pagina Facebook. Inoltre ragazzi, saluto un po' di persone che mi hanno scritto sui social network. Saluto Tommaso Mariucci, Andrea Torelli, I'm Robby-03, Giuseppe Incorvaia, Just-Ale, Daniel Ramezzanian, The Channel of P, Alexander Zetti, Fabio Filippon, Giuseppe Staiano e Pid J. Ragazzi, nello scorso video abbiamo raggiunto quasi 400 commenti, e la maggior parte di quelli, oltre che consigli di calciomercato, e di questo vi ringrazio, sono di ragazzi che vogliono essere salutati. Capite da voi che purtroppo non riesco a stare dietro a tutti voi signori, quindi ogni episodio cercherò di recuperare quelli che me lo chiedono. Però per favore, sotto nei commenti non facciamo bambinate, non diciamo Menzo però non mi saluti mai. Cioè ragazzi, capite anche voi, non è che posso salutare 400 persone a episodio. Sono ormai 30 episodi della carriera allenatore dove saluto almeno quasi 20 persone. Fate voi un po' i conti di quante persone sto salutando, quindi mettetevi un po' anche nei miei panni. Comunque ragazzi, basta con le chiacchiere, oggi si gioca calciomercato anche, quindi oggi si parte con la Fiorentina. Andiamo a vedere un po'. Ma io direi che mettiamo la maglietta bianca. C'è la nebbia ragazzi. Vabbè, non dovrebbe essere molto fitta in realtà la nebbia, quindi potremmo anche restare così. Allora, direi che possiamo andare con la formazione titolare, anche perché Felipe Anderson è infortunato e qua ci sono un po' di esuberi, a parte Brozovic. Oggi questo calciomercato vorrei fare un po' una bella ripulita, sinceramente, perché comunque abbiamo tanti giocatori che meriterebbero più spazio, ma che nella mia squadra purtroppo non ne hanno. In ogni caso, signori, proveremo a fare un buon mercato e proveremo anche a vendere qualcuno alla fine, perché se ci arrivano delle belle offerte, perché no, perché no? Comunque inizia la Fiorentina con la palla, si è preso il pezzo, signori, e forza Inter. Con Dogbia intercetta un gran pallone, poi Calhanoglu, Icardi, per ancora a Calhanoglu, che è davanti al portiere Lazzarini, la para, facile addirittura. Attenzione a De Lufeu, che recupera un gran pallone, De Lufeu, Gerard De Lufeu, mamma, nanna, attenzione a Giuseppe Rossi, la larga per Borja Valero, c'è Florenzi che prova a chiudere, ancora Giuseppe Rossi, il tiro, la parata di Nardi, e poi Varane evita anche il calcio d'angolo, però via sto pallone perché qui mi fa molto... molta paura. Attenzione a Giuseppe Rossi. Ah, porca puttana! Ryder Matos ci purga. Vedete che anche a leggenda fanno il gol della merda. Cioè, non mi venite a rompere i coglioni. Non è proprio gol della merda, però più o meno. Quindi 1-0 Fiorentina. Noi stiamo giocando veramente malissimo. Non capisco per quale motivo. Finisce qui il primo tempo. 1-0 per la Fiorentina. Fiorentina che comunque ogni anno, ogni partita ci mette sempre in difficoltà. Stiamo veramente giocando male. Attenzione a Calhanoglu, che prova il destro da fuori, signori. Ma io cosa devo dire? Cioè, ma che gol ha fatto a Can? Ma c'è un destro che è micidiale. Questo vuol dire tirare da fuori, porca puttana. Guardate il gol che ha fatto. Qui Luke Shaw non sa chi darla, si fa vedere Calhanoglu.
E così, bam, un tocco, tiro di destro a superare le Zerin. Attenzione a De... Oddio, Rossi, Giuseppe Rossi, poi Jakovenko. Siamo andati bene qua. Traversa di Giuseppe Rossi, che anche lui c'ha un bel destro. Niente male. Griezmann, per Paco Alcacer, ottima palla per Kondogbia. Attenzione, attenzione a Kondogbia. Il tiro di Kondogbia, ancora le Zerini. Poi c'è Mauro Icardi, che come ho detto prima, davvero avvoltoio, la butta inside dopo la respinta del portiere. 2-1 per l'Inter, rimonta completata. Adesso dobbiamo cercare di tenerla. Attenzione a Griezmann, recupera un gran pallone. Oh, porca puttancia. Attenzione Roncaglia, Badeli, Rieder Matos. Fuori di pochissimo, stiamo decisamente rischiando un pelo troppo. Non va bene questa cosa. Direi che l'arbitro potrebbe anche fischiare. E finisce qui. 2-1, 1-2 Inter. Con rimonta, eravamo andati sotto con il gol di Rieder Matos, se non sbaglio, ma... Beh, per quanto riguarda le statistiche, direi che comunque abbiamo meritato questa vittoria. Nonostante abbiamo giocato veramente de merda, ragazzi. Veramente, veramente malissimo abbiamo giocato. Comunque, calciomercato adesso. Avevo già fatto qualche offertina. Ho trovato delle occasioni importanti, secondo me. E andiamo a fare il calciomercato. Sulla destra, in basso a destra, potete vedere la classifica. Abbiamo 7 punti di vantaggio dalla Lazio. Quindi andiamo a fare un attimo gli allenamenti per vedere se qualcuno riesce a salirmi. Madonna ragazzi, Griezmann e Icardi ormai stanno diventando veramente degli animali da cacciagione. Avevo fatto una richiesta per Wendel. 32 milioni per Wendel, ragazzi. Ok, adesso iniziano ad arrivare. Allora, vabbè. Vorrei lasciare la squadra. Al contrario di quello che avevo detto, Mauro Icardi lascia la squadra. Offerta per il trasferimento al Borussia Dortmund. Borussia Dortmund ha Aubameyang. Quindi allora io gli faccio una controfferta di 75 milioni. Magari accettano, però vado da Aubameyang nel frattempo. E qui sono tutte offerte troppo basse per Alexandro. Non sono interessati a Masuaku, che è un terzino sinistro. In questo momento Alexandro se ne può anche andare. Non sono interessati qui a Laxalt, ma magari a Masuaku siete interessati. Scambio Masuaku-Telles, anche perché più o meno il valore è quello. Nessun milione qua. Questa cosa di Icardi mi ha un po' scioccato, sono sincero. Allora ragazzi, un attimo, calmi. Dobbiamo andare assolutamente a prendere un attaccante, perché per il momento siamo con Icardi che se ne vuole andare. E sta cosa mi ha destabilizzato davvero davvero molto. Abbiamo Aubameyang, ragazzi. Proviamo a contattare il Borussia. 40 milioni, non sono neanche tanti in realtà. Quindi io Icardi non lo metto in trattativa. Aubameyang ha la sua età, non è vecchio assolutamente. Non lo metto in trattativa, anzi ci metto Masuaku. E ci metto pure 16 milioni. 7 milioni più lungo. Per esempio andiamo da Correa. Anche se ci vorrebbe qualcuno di un po' più pronto, io andrei da Dybala. Contattiamo la Juventus, ma 35 milioni, ci possono anche stare. 20 milioni più... Proviamo Longo, chi lo sa, magari sono interessati, bisogna fare delle prove comunque, ragazzi. E poi comunque... No, Gabriel, questi qui sono troppo giovani. E non mi soddisfano. Ma Neymar a sto punto, proviamo ad acquistare Neymar, chi lo sa. Ma se ci mettiamo Icardi? Cioè, se faccio Icardi per Neymar... Io farei un'offerta anche per Luis Suarez, sinceramente. Mettiamo Mauro Icardi. Allora, Real Madrid... praticamente possiamo offrire... praticamente Yeser Rodriguez è in scadenza di contratto. Quindi io ne approfitterei per vendere Mahrez, che comunque ha 25 anni ed ha 75 di overall, per prendere... Yeser Rodriguez.
Facciamo Mahrez più 1 milione. Io ho fatto di tutto per mantenere Icardi, ma non ci sono riuscito, ragazzi. 37 milioni dal Tottenham. Pochi, pochi. Io voglio molto di più per Icardi. Qui abbiamo partita con il Frosinone, però adesso offerta per il trasferimento. Chelsea, signore, attenzione. Qua possiamo puntare in alto. Possiamo puntare in alto. Proviamo... Voglio provare 75, ragazzi. Cioè, se me lo... Se lo vendo così tanto, al Chelsea, 64. Proviamo 70. Ho già provato 75 con loro. Proviamo 70. Offerta accettata nel frattempo. Alex Telles, giocatore importante. Tanto Masuaku Telles, più o meno. Siamo lì. Allora, il Barcellona è interessato ai Icardi, ma vogliono più milioni. Ovvero, quanti in più? Perché io posso faccio 20 milioni più Icardi, come la vediamo la faccenda. Abbiamo deciso di porre fine... Cioè, proprio Mauro Icardi deve andare, è obbligatoria questa cosa. E quindi, niente ragazzi, giochiamo questa partita contro il Frosinone, non la simulo perché... Non la simulo perché voglio far giocare chi sta giocando meno. In questo caso, per il momento, il nostro attaccante titolare è Paco Alcacer. Questa cosa, signori, io sono un po' scioccato. Non so come farò a giocare questa partita al meglio, devo essere sincero. Non è una bella cosa quella che sta succedendo. Andiamo con questa formazione, ragazzi. Sono decisamente un po' destabilizzato dalla situazione. Se avete notato anche negli scorsi... Ho spaccato il mio... Se avete notato anche negli scorsi episodi, ragazzi, ho fatto di tutto anche in conferenza stampa per parlare bene di Icardi. E sinceramente non mi aspettavo che se ne volesse andare così. Sono rimasto male, sinceramente. Sono rimasto molto male. Ho fatto di tutto per tenerlo, però se lui proprio se ne vuole andare... Comunque adesso cerchiamo di stare concentrati alla partita, perché sì, perché dobbiamo proseguire bene in campionato. Sempre sul pezzo e forza Inter. Brozovic, bella palla per Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu, signori, sempre lui, sempre decisivo. Stavolta l'ho piazzata. Grande azione qui tra Paco Alcacer, Brozovic e Hakan Çalhanoğlu. Se è andato bene qui Paquito. La giocata Brozovic corta, poi filtrante per Hakan Çalhanoğlu. Niente da fare per le ali, se non sbaglio. 1-0 Inter. Finisce qui il primo tempo. 1-0 Inter. Hakan Çalhanoğlu l'ha sbloccata. Ma credetemi, ragazzi, giocare con questo tarlo in testa di Icardi che vuole essere ceduto a tutti i costi è veramente difficile. E ho fatto di tutto per trattenerlo, ma non è bastato. Può andare Griezmann. C'è mezzo Paco Alcacer, che è un buon colpettore di testa. E lo dimostra così, con questo stacco incredibile. Grande Paco Alcacer. Grande Paquito. Te lo meriti. Gran gol di Paco Alcacer. Attenzione a Crivello che la mette in mezzo. Muro Murillo qua. Fa una gran chiusura su Ciccio Soddimo. Era pericolosa qui. Era pericoloso qui Frosinone in questa azione. Adesso c'è il calcio d'angolo. Batte Carlini. Ma esce bene Nardi. Finisce qui 2-0, ragazzi. C'è una cosa importante che vi voglio dire. Sto pensando a questo per tutta la partita. È andato grande prestazione di Paco Alcacer e di Çalhanoğlu. Io ragazzi non lo volevo vendere Icardi. Si è presentato a questa situazione, ovviamente non posso andare contro alla sua volontà. Se vuole essere ceduto, purtroppo dovrò cederlo e questo mi dispiace molto. Offerta per il trasferimento 58 milioni. Proviamo a fare un'altra offerta, 70 milioni, prezzo fisso per Icardi. Allora, offerte per il trasferimento di Griezmann. Una miseria, ragazzi. Griezmann 80 milioni. 63 milioni da parte del Chelsea per Mauro Icardi. Facciamo una controfferta di 65, di 68. Facciamo la formazione per la Coppa Italia. Però la simuliamo, ragazzi, perché ho bisogno assolutamente di fare il mercato qui con voi. Abbiamo vinto 2-1, gol di Varane e Griezmann, per fortuna. Arriva anche Alex Telles.
spendendo solo nel budget e non nei milioni, perché Masuaku voleva andare via. Sono pronto anche a simulare la partita con la Spezia, sinceramente. Ho ricevuto un'offerta per l'Axalt. Datemi almeno quello che vale, ragazzi miei. Cioè, veramente, non vorrei dire niente, però, porca puttana. Eccolo qua. Il Dortmund ha accettato i 70 milioni per Icardi. E quindi Icardi è andato al Borussia Dortmund. Icardi è andato al Borussia Dortmund e adesso aspettiamo solo l'ufficialità. Aubameyang è il principale. Quindi adesso tutti i soldi vanno per Aubameyang. Adesso qua di giovani, di qua, di là, non ne ho bisogno. Ho bisogno di acquistare un giocatore che mi faccia vincere la Champions League. Quindi 28 milioni più Mares ci metto. Guardate un po' cosa vi dico. E niente, ma come ragazzi, ma dai, ma mi vendete Icardi per 70 milioni? Me ne date 59, porca puttana. Robert Lewandowski, vediamo un po' quanto ci chiedono. 70 milioni. Non sono poi in realtà così tanti, attenzione. Quindi simuliamo anche la partita con la Spezia. Abbiamo vinto 3-0, gol di Alcacer, Depay e Florenzi. Perfetto, abbiamo venduto anche l'Axalt, molto bene, quindi un po' di esuberi stanno andando. 65 milioni più Brozovic per Lewandowski, proviamo così. Aubameyang ha accettato. Andrebbero via 28 milioni più Riyad Mahrez, tanti soldi nello stipendio ovviamente, però Aubameyang non sarebbe male. Aspettiamo un attimo, va, che non si sa mai che accetta qualcun altro. Vediamo 320, mettiamo 5%, 2 anni, giocatore chiave, avanziamo l'offerta e si compriamo Lewandowski, ragazzi. Qua c'è il botto, qui facciamo veramente il botto. Ora, andiamoci a giocare questa partita di Serie A. La formazione l'ho già fatta adesso, io volevo provare a prendere Dybala, porca puttana, però non sono riuscito, non ci riesco, probabilmente... Comprerò Lewandowski e lascerò andare Aubameyang, probabilmente. Allora, dobbiamo cercare di stare qui con la testa, ragazzi, perché quello che sta succedendo in questo mercato di gennaio è fuori di testa e mai me lo sarei immaginato. Probabilmente con i soldi con i quali abbiamo venduto praticamente Mauro Icardi, riusciremo ad acquistare... Un certo Robert Lewandowski, che comunque non è da gettare via, anzi probabilmente lo preferisco tutta la vita a Icardi. Però adesso dobbiamo veramente stare qui con la testa. Dybala, è proprio lui che firma l'1-0, proprio colui che volevo acquistare. Comunque dobbiamo già rincorrere Tielemans. Attenzione a Paco Alcacer, che ha un buon destro. Lo prova Paco, alto di poco. Bellissimo dire, lo prova Paco, alto di poco. Attenzione Griezmann, può andare, arriva Felipe Anderson, il tiro di Felipe Anderson! Felipe Anderson! Il ritorno dall'infortunio, subito con un gol. Grande azione qui di Griezmann, che ha partito in velocità, hanno lasciato troppo spazio a Griezmann. Poi passaggio per Felipe Anderson, che di mancino da quella parte non sbaglia mai. Finisce qui il primo tempo 1-1, ragazzi, bella partita. Molto fisica, molto tosta in mezzo al campo. Attenzione a Marchisio che l'appoggia a Mandzukic. E poi Edvaj commette un fallo davvero molto ingenuo. Non so neanche cosa ho spinto, sinceramente. Può andare Dybala. La mette a quella parte, signori, porca miseria. Avevo intuito, ma troppo angolato per Polnare. Di gran rigore battuto da Dybala. La Juventus è di nuovo in vantaggio. Attenzione alla Juve, tutto di prima, Dybala davanti a Nardi, e stavolta Paul Nardi riesce a chiudere Dybala. E adesso Dybala va a perdere tempo, la mette in mezzo dove c'è Zaza, Simone Zaza la chiude, 3-1 per la Juventus. Purtroppo non sto giocando come vorrei giocare, signori, ho... troppi pensieri per la testa, con una partita buttata via, ma... Paco Alcacer.
Bella palla per Felipe Anderson davanti a Buffon. Felipe Anderson 3-2. Doppietta per lui. Ormai a tempo scaduto però. Attenzione all'Inter. Felipe Anderson può andare. Spinto via da Lugani. Lichtsteiner e finisce qui. 3-2 per la Juventus. Prima sconfitta in campionato per l'Inter. Sono veramente in difficoltà per quello che sta succedendo. No ragazzi, no. Ha accettato sia Suarez che Lewandowski. Allora, così per Suarez ci rimarrebbero, se comprassimo Suarez ci rimarrebbero 7 milioni, non riusciremo più a fare alcun mercato. 30 anni, 90. Lewandowski, 28 anni, 88. Però ci rimarrebbero 20 milioni. 20 milioni riusciremo comunque a far mercato, non sarebbe male. Oia. Fede. Dimmi tutto. Ascolta, sto registrando, sei... Sì, esatto. È quello. Ho venduto Icardi per 70 bombe e adesso sia Suarez che Lewandowski hanno accettato. Sto facendo un sondaggio, volevo sapere anche la tua. Ma oddio, io direi a mani basse Lewandowski, sinceramente. Mi piace molto di più. Non so, poi dipende anche dal tuo stile di gioco, però io direi Lewandowski. Suarez, 30 anni, 90 di overall. Lewandowski, 28 e 88 di overall. Però vabbè, lì che sono due fenomeni lo stesso, è uguale. Suarez ha dei dati di accelerazione e agilità contro la palla, dribbling che fanno paura, perché contro la palla 91, dribbling 88, accelerazione 88, mentre Lewandowski ovviamente ha buon controllo palla e dribbling, però è ovviamente molto più fisico, quindi... Però in realtà forse Lewandowski è più completo, perché riesce a fargli anche i cross... Esatto, perché secondo me alterna molto bene la velocità alla stanza fisica lui. E qui mi sono convinto, mi sa. E qui mi sono convinto, perché... In più con Lewandowski mi resterebbero anche 20 milioni, quindi riuscirei a fare un altro po' di calcio mercato, mentre con Suarez... Allora vai a mani basse su Leva, dai. Bella, grazie Fede. Bella, ciao a tutti. Ciao Fede. E qui ragazzi abbiamo una risposta. Accetto Lewandowski per un semplice motivo. Accetto Lewandowski primo perché potrò fare ancora mercato e in più Lewandowski... Ah sì, qualche attributo in meno rispetto a Suarez, ma è più completo e posso farci più roba. Quindi Lewandowski, nuovo giocatore dell'Inter, ragazzi. Oh, non ci posso credere. Qui non posso neanche più accettarlo, ormai aspettiamo Suarez nel caso vendo Paco Alcacer. Se accetto, no, non posso. Ma a questo punto io mi tengo un attimo ancora Nardi per questa partita. E quindi ragazzi abbiamo subito Lewandowski così. Mamma mia. Cioè, Lewandowski, Felipe Anderson, Çalhanoğlu, Griezmann. Dobbiamo spendere un po' di soldi, secondo me, per un CC importante, offrendo appunto Mahrez. Quindi, andiamo un attimo a fare ancora un po' di calcio mercato prima della partita di Coppa Italia contro la Roma. Proviamo ad andare da Modric. Gli offriamo tutti i 20 milioni più Mahrez. Poi, in realtà... Se avessi anche un COC che mi può fare il CC non sarebbe male. Koke però costa un po' troppo secondo me. Per esempio Koke può fare tutto, esatto. Contattiamo per acquistare 35 milioni. Sono troppi, decisamente troppi. 16 milioni più Mahrez per Jack Wilshere. Questi sono molto giovani ragazzi. Sarebbero veramente delle scommesse. Cioè in realtà sappiamo che sono forti però... Eccolo qua, 23 anni, 19 milioni, quindi proviamo a contattarlo. Vorranno 23 milioni, quindi Mahrez più 14 per Jace. Allora ragazzi, ho un paio di esuberi e uno di questi è Mahrez. Mahrez purtroppo non lo vedo più nei miei piani e sono un po' in difficoltà perché non ho più CC. Quindi ho bisogno assolutamente di un CC. O di un CDC comunque, uno dei due. Se no si potrebbe provare a comprare Correa che può fare il COC e spostare CC Çalhanoğlu. Correa non è male, attenzione. Ok ragazzi, andiamoci a giocare questa partita contro la Roma, quarti di finale di
Coppa Italia, piove, 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 piove. Noi siamo veramente distrutti dalla vita, ragazzi. Siamo.